Nella riunione convocata dal prefetto per stabilire gli aspetti tecnici e organizzativi legati alla finale di Coppa Italia di eccellenza, erano presenti anche due presidenti di Teramo e Giulianova. In pieno accordo sulla scelta della location, c'è unità di intenti anche in relazione all'invito fatto alle due tifoserie per far sì che si ripeta la splendida festa sportiva della gara di andata di campionato. L'appello che possiamo fare è di tanta sportività, come già lo è stato nel derby di andata di campionato. Deve vincere sicuramente, deve trionfare lo sport. È un'occasione per le due tifoserie di guardare una bella partita, un bello spettacolo tra due squadre veramente molto molto forti per il campionato di eccellenza, quindi sono tutti gli ingredienti giusti per una buona partita e quindi ci auguriamo di mantenere naturalmente quei principi di sportività, anche se poi alla fine ci sarà sicuramente una squadra che vince e una che perde. Fa parte dello sport, del calcio, anche la sconfitta, quindi ci auguriamo, auspichiamo tutti quanti che sia una bellissima giornata di sport. Ne approfitto anche per ringraziare qui il collega Alessandro Mucciconi che ha fatto una cosa veramente, quando ci tenesse anche a giocare a un campo neutro, quindi nonostante che sia una persona molto sportiva, però per il Giulianova giocare un campo neutro a Teramo è una cosa complicata, lo ha fatto proprio in virtù di questi valori di sportività, ha capito che era necessario per la buona riuscita dell'evento e quindi ci auguriamo che anche tra virgolette il sacrificio fatto dal Presidente vada a buon fine per i fini della sportività. Io ho scelto comunque di giocare a Teramo perché sono consapevole del fatto che in questo momento noi dobbiamo pensare sia alla finale ma anche al ritorno che giocheremo il 4 in casa, quindi il mio appello è quello di goderci questa giornata e poi che vinca il migliore sicuramente vincerà lo sport, perché dopo tanto tempo ci si rincontra già per la seconda volta e subito dopo ce ne sarà una terza, quindi onde evitare qualsiasi divieto che possa sovraggiungere, divertiamoci.